Non solo a Salerno Fratte, una vicenda annosa che coinvolge non soltanto i lavoratori ma tanti cittadini della Valle dell'Irno, per anni costretti a convivere con i miasmi delle fonderie Pisano, oggi un sit-in per le analisi epidemiologiche. Enzo Ragone. È attesa a giorni la decisione del giudice per le indagini preliminari Stefano Berni Canani sulle fonderie Pisano, fabbrica chiusa dalla Procura della Repubblica di Salerno il 24 giugno per inquinamento ambientale. Il giudice dovrà valutare il piano industriale preparato dai vertici della Pisano, piano che prevede la delocalizzazione della fonderia in un'area industriale del comune di Campagna. Intanto continua la mobilitazione delle associazioni ambientaliste che ancora una volta hanno riaffermato la centralità del diritto alla salute. La difesa dei 120 posti di lavoro per il Comitato Salute e Vita non può calpestare il diritto alla salute dei cittadini della Valle dell'Irno. Sappiamo che manca la firma del governatore Vincenzo De Luca. Chiediamo, facciamo appello ancora una volta, che la Regione firmi il finanziamento per fare questo studio epidemiologico. L'unico atto concreto per poter dimostrare che la Valle dell'Irno c'è una presenza di tumori e malattie tumorali anomala. Da Greenpeace a Legambiente, dal WWF a Italia Nostra, dai comitati di Taranto a quello di Bagnoli, fino ai rappresentanti di Medicina Democratica, tutti a chiedere che il diritto alla salute venga riconosciuto pienamente attraverso una corretta politica di prevenzione. Quello che risparmiamo oggi risparmia l'impresa, risparmia pure gli amministratori locali oppure lo Stato, lo paghiamo nel tempo in termini di malattie e cure di ospedalità. Ed ora voltiamo pagina all'emergenza sanitaria ed ambientale che da decenni vive la Valle dell'Irno, in particolare i tre comuni Salerno, Baronissi e Pellezzano, a causa della presenza delle fonderie Pisano, questa mattina ancora una volta al centro di un interessante parallelo con quanto vissuto da Taranto invece per colpa dell'Ilva. Sentiamo. Da Taranto a Salerno c'era anche Fulvia Gravame dell'associazione ambientalista Peace Link di Taranto, che da anni si batte contro l'inquinamento riscontrato sotto i parchi minerali del complesso siderurgico dell'Ilva, che riguarda il suolo e in particolare le falde, alla conferenza Tavola Rotonda Senza Salute Non C'è Lavoro, promossa dal Comitato Salute e Vita. Un incontro aperto al contributo di tutti per discutere della grave situazione legata alle fonderie Pisano, che ha visto la partecipazione di Legambiente, Greenpeace, Pisa, Italia Nostra, Medicina Democratica, Stop Biocidio di Napoli e del WWF Campano. L'emergenza sanitaria ed ambientale che da decenni vive la Valle dell'Irno, in particolare i tre comuni Salerno, Baronissi e Pellezzano, abbandonati da anni dalle istituzioni e dalla politica, impegnata a mantenere le complicità e i silenzi su una vicenda che ha condizionato la qualità della vita di migliaia di persone, non può essere più tollerata. Così unanimamente stamattina i partecipanti all'incontro che più volte, facendo riferimento all'articolo 32 della Costituzione, hanno rimarcato che il diritto alla salute è stato sospeso. Noi abbiamo detto dall'inizio, quando siamo nati come comitato, che volevamo la delocalizzazione per garantire i lavoratori e i posti di lavoro, non certo l'imprenditore disonesto che inquina e che crea danno, un commutato pericolo per l'ambiente e per la salute sia dei lavoratori che dei cittadini. Però va specificato, e oggi tante associazioni ambientali storiche come Legambiente, WWF, Greenpeace la stessa Italia Nostra sono qui a testimoniare che senza salute non c'è lavoro. La salute è un articolo della Costituzione che anche a livello giuridico è prevalente sul diritto del ricatto del lavoro. A noi ci piace definirlo così, perché troppo spesso gli imprenditori l'hanno fatto all'Ilva, l'hanno fatto a Piombino, l'hanno fatto in tutta Italia, lo fanno e lo fa la famiglia Pisano, utilizza come clave i lavoratori, ricattando la comunità, dicendo li mando in strada per non rispettare le norme ambientali, per non rispettare la comunità, il territorio e gli stessi lavoratori. Noi ricordiamo che uno dei processi, quello che si è concluso nel 2015, uno dei capi di imputazione riguardava l'aver messo in pericolo la salute dei lavoratori, dove però va sottolineato su quel capo di imputazione che è andato in patteggiamento, quindi in sentenza, la CGIL, l'unico sindacato presente in quella fabbrica, non si è costituito parte civile.
Fondamentalmente voi un risultato l'avete raggiunto, ad oggi l'azienda è ferma, al di là insomma delle conseguenze anche sul piano sociale dei lavoratori. Che cosa temete adesso in questo momento? Temiamo che la politica, che tenta ancora, come hanno fatto all'Ilva, l'hanno fatta in tutta Italia, la fanno anche a Salerno, cerca di nascondere sotto il tappeto le cose gravi che sono uscite fino ad oggi rispetto a questa vicenda, che è solo la punta dell'iceberg, perché noi siamo convinti che quello che bisogna scoprire ancora non si è scoperto, come per esempio l'ipotetico nesso di casualità tra i morti e i malati in quel territorio, nella Valle dell'Irno, non nel quartiere di Fratte. Vogliamo sottolineare che ancora una volta il Comune di Salerno sbaglia a parlare di quartiere di Fratte sottoposto a quei miasmi, a quelle polveri nocive, perché in realtà non è il quartiere di Fratte, ma i tre quarti del Comune di Salerno, il Comune di Perlezzano, il Comune di Baronissi, coinvolti dai danni che quella fabbrica in 40 anni ha creato sul territorio. Quindi temiamo che il vicepresidente della Regione Campania e il Comune di Salerno tentano, pur di salvare e farsi ricattare dal diritto al lavoro, tentano di salvare il salvabile, continuando a lasciare l'articolo 32 della Costituzione, il diritto alla salute, non applicato su quel territorio. Noi diciamo che non si può andare avanti così, che va fatta la bonifica in quel territorio, perché il problema vero è quello, che va bonificato, non deve riaprire a Via De Greci e va garantito i lavoratori. In che modo? La magistratura sequestri i beni di Pisano in maniera conservativa per garantire gli stipendi ai lavoratori. Stamani, come sentivate, con il Comitato Salute e Vita, la partecipazione di diverse associazioni ambientaliste, noi ne abbiamo parlato con Gian Piero Meo di Greenpeace. Gian Piero Meo, una situazione difficile quest'oggi con il Comitato Salute e Vita, anche le altre associazioni e con loro anche Greenpeace. Sì, certo, Greenpeace da sempre ha denunciato questa situazione di inquinamento che risale al 1989 da prima e poi è andata avanti all'infinito. C'è da rilevare che questa, l'ho detto poco fa in nella richiesta di un intervento breve, che è una città come Salerno, che amo profondamente, una città assolutamente dormiente, silente, non è riuscita a portare avanti un grossissimo problema che è quello delle fonderie Pisano, che era stato denunciato a livello internazionale già dai primi anni del 1990. Quindi oggi come oggi bisogna per forza di cose essere uniti e compatti. L'inquinamento di questo genere, che provoca morte, parliamoci chiaro, stiamo parlando di morte, provoca tumori, provoca un malessere generale, un inquinamento assolutamente insostenibile, non può trovare un ingresso in questa società, in questo modo di vivere e di porsi nei confronti della gente che non ha nessuna colpa che di abitare in questi luoghi malsani. Oggi probabilmente è tardi per puntare l'indice contro le cose che non sono state fatte, bisogna risolvere insomma questo problema duplice, tra l'altro da un lato l'inquinamento ambientale come voi denunciate, dall'altro il problema del lavoro per i tanti dipendenti delle fonderie Pisano. Bisogna delocalizzare, ok, ma intanto c'è un'emergenza sociale. È verissimo, è verissimo. Purtroppo noi diventiamo, dico noi, non mi escludo, diventiamo sensibili solo quando oramai il vaso è già colmo e già sta attraversando. Il punto è che non si deve assolutamente considerare la salute o il lavoro in alternativa, o c'è salute o c'è il lavoro. Non va bene, non può esserci, si vive in forza di un lavoro, ma non si vive per lavorare. Il lavoro deve aiutare a vivere, deve essere un lavoro sano, un lavoro che dà possibilità di svilupparsi e naturalmente di integrarsi in una società. Il punto è di trovare, e forse in qualche maniera anche oltre che sensibilizzare la gente, costringere le varie possibilità che ci sono di industriali ad essere delle industrie sane e con una velocità di battere i tempi. Oramai non è più concepibile che stiamo lì ad aspettare e pensare che le cose, una delocalizzazione, cosa accade, nel frattempo ci sono dei mesi vuoti, insomma tutto questo ci sono stati
c'è un ventennio di vuoto, finora non lo si può recuperare in pochi giorni, ma il massimo impegno da parte delle autorità politiche, della gente che deve fare da spina nel fianco e permettere e premettere che tutto ciò non deve avvenire in tempi estremamente veloci, estremamente rapidi, e devo dare delle risposte. Noi non possiamo mandare dei nostri rappresentanti politici che poi stanno lì a guardarsi e a discutere sul tempo che facciamo, delocalizziamo, delocalizziamo. Bisogna intanto intervenire con una bonifica immediata e pensare nello stesso momento parallelamente a una delocalizzazione, in modo che non faccia perdere il lavoro, ma che sia un lavoro sano, nello stesso interesse non solo degli operai ma di tutta la comunità.